Al cinema è stato praticamente di tutto, da missionario a papa, da melliflo seduttore a vittima inerme. Ma Jeremy Irons a Firenze in queste ore per leggere Machiavelli, al Festival degli Scrittori insieme a Laura Morante, è tra i fan della prima ora di Papa Francesco, un pontefice che lo ha colpito nel profondo. Penso che questo Papa, il nostro Papa, sia una boccata di aria fresca per la Chiesa. La Chiesa cattolica, infatti, sta vivendo una vera e propria battaglia in tutto il mondo, e in particolare in Sud America, paese da dove questo Papa proviene. Quello che conta per qualsiasi organizzazione enorme, che si tratti dell'Unione Europea o del Vaticano, è non perdere il contatto con la gente. Quello che ha colpito me e insieme a me tante persone nel mondo è stato un gesto in particolare, quello della lavanda dei piedi agli ultimi. Il pensiero di Irons vola al suo padre Gabriel, gesuita come Bergoglio, che nel film indimenticabile Mission, da missionario con la musica del suo oboe, riusciva a fare breccia nell'animo degli indios Guaraní, condividendone il destino sino al punto di morire con loro. Irons, che ha anche interpretato ruoli controversi come Papa Borgia, il protagonista di Lolita, ama ricordare la condivisione della fede e della messa con la cattolicissima moglie Sinead, con cui è sposato da 35 anni, e a Papa Francesco vuole fare un augurio importante. Questa è la Chiesa che salva le anime, che si interessa dei singoli. Questo Papa lo sa. Quando lo vedo, il mio cuore si riempie di gioia. La sua è una Chiesa che torna a interessarsi alle persone e che non pensa al denaro, alla burocrazia, alla finanza. Pensa a salvare le anime, il motivo, in definitiva, per il quale Cristo è venuto in questo mondo.